Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e sono tornati con Formula 1 2022. Signori, secondo gran premio della stagione. Siamo a Jeddah in Arabia Saudita, signori. Un gran premio di merda. L'ho detto proprio così. Iniziamo con le cose sincere, signori. Allora, ho fatto le prove libere 1 e ho fatto cagare. Quindi proprio, signori, qua ci finisce bene se arriviamo alla bandiera a scacchi, perché è un gran premio peggio di Monaco, signori. Peggio di Monaco, curve veloci, tutto stretto, io non lo so fare. La prima volta che effettivamente lo faccio. E intanto andiamo alle qualifiche. Tentativo unico, saranno delle qualifiche bruttissime. Io faccio i complimenti a chi riesce a guidare in questo circuito, a chi sa prendere queste curve, perché io proprio non mi sono trovato perso. È la prima volta che lo facevo, ho fatto 2-3 giri delle prove libere, forse avrei dovuto giocarci un attimino di più, ma bella la location, attenzione, niente da dire, la location molto carina, molto simpatica, ma il Gran Premio non si può minimamente guardare, signori. E prepariamoci, scendiamo in pista, ho sceso 2 punti il livello di difficoltà, signori, eravamo a 58, l'abbiamo portato a 56. Ma non penso che in questo Gran Premio riusciremo ad approfittare di questo piccolo cambiamento di difficoltà, perché è qualcosa di obbrobioso, signori. Io non so se qualcuno l'ha mai fatto questo Gran Premio, o comunque, nel senso, chi ha giocato a Formula 2022 mi dica come si trova in questo Gran Premio, perché è qualcosa di assurdo. Cioè, io non riesco, non so se è un problema di macchina o se sono proprio un problema io non riesco a fare queste curve veloci, cioè è terribile. Cioè, non... vabbè che gioco col joystick, quindi magari è tutto aumentato, ma non riesco proprio a fare ste curve veloci. Vedo sti muretti che si avvicinano e ho paura, signori. Non vi nego che vedo sti muretti vicini con ste curve veloci e ho paura. Cioè, devi prenderci molto la mano in questo cammino per imparare a fare ste curve così. E deve avere molto, deve essere molto spregiudicato. Cioè, complimenti ai piloti di Formula 1 che lo fanno nella vita reale. Io, è un videogioco e ho paura. Pensa se fosse nella vita reale. Comunque, in tutto questo siamo ultimi, come era prevedibile, come vi avevo accennato anche prima, che non saremmo completamente riusciti a ottenere niente in questo Gran Premio. Se l'altra volta in Bahrain siamo riusciti a fare qualcosa di buono, arrivare undicesimi facendo tanto autoscontro, in questo Gran Premio, signori, non ci possiamo completamente aspettare niente. L'unica possibilità sarebbe quella di metterci tutti i piloti dietro e fare da tappo, ma la vedo difficile. 22esimi, signori, sarà un Gran Premio molto da pascolo, in cui gireremo spaesati in questo circuito, però ci proviamo. Il nostro compagno di squadra ha fatto meglio di noi, cioè 1.32, cioè la pole position è stata di Verstappen 1.32 e 8, noi abbiamo fatto 1.37 e 9, ci hanno dato 5 secondi, la Tifi 3 e Liam ne ha presi 2.9, quindi diciamo che insomma abbiamo fatto proprio schifo, nel senso, non c'è nessuna giustificazione possibile, papabile e immaginabile, però via. Non ci tiriamo indietro, signori, noi scendiamo in pista e daremo il nostro meglio, perché per arrivare ultimi bisogna anche lì dare il meglio, signori, perché i muretti sono vicini, a prenderli non ci sta niente e a tornartene a casa così mesto e triste. Quindi bisogna impegnarsi anche arrivare 22esimi, e noi ci impegneremo ad arrivare 22esimi, signori. Qui lo dico, qui lo nego, vi dico via il primo muretto subito a tappo, così alla prima curva ci sbatacchiano le altre macchine e finiamo a muro. Tu lo vedi come finisce velocemente questo Gran Premio. Dai, allora 5 giri, vai alla prossima sessione, andiamo se andiamo alla gara, decisi, rapidi e indolori. Non abbiamo paura di niente, signori, non abbiamo paura di niente, a parte dei muretti che si avvicinano in maniera molto violenta, ma non ci preoccupiamo, siamo qui, siamo carichi e siamo pronti a fare schifo. Dai, proviamo la concentrazione. Scrivetemi nei commenti se qualcuno ha qualche suggerimento da darmi per questo Gran Premio, perché meno male lo facciamo quest'anno e poi rincontrarlo se ne parla l'anno prossimo, quindi abbiamo un po' di tempo per assimilare questa situazione. Dai, fammi vedere la classifica di partenza, dai.
Grid di partenza, dai. Pole position per Max Verstappen, seguito da Carlo Sainz. È bravo il mio Sainz, mi sta facendo bene. Poi, terzo, Leclerc, Hamilton, Sergio Perez e Russell, Bottas, Gasly, Norris e Fernando Alonso, Mick Schumacher, Ricciardo, Esteban Ocon e Magnussen, Tsunoda, Albon, Guanyu Zhou e Lance Stroll. Dov'è il nostro compagno? Ah, ecco. Lawson. Dai, bravo. E il pilota proprietario. Cioè, il pilota proprietario. Siamo noi. Abbiamo un attimo il simbolo lì sulla tuta che fa un po' cacare. C'è qualche problema di bug? Però, vabbè, dettagli. Dai, dai, andiamo. Fernando non parla, signori. Fernando tace. Fernando tace, ha fatto serata ieri. Ci siamo, signori, attenzione. Attenzione, carichi. Staccala. Ok, la partenza è buona. Non è per niente buona la partenza, però va bene. Tutto incidente, stai bene? Dimmi che sei tutto intero. No, va bene. Vai col flashback, questa vabbè, dai, ci stava. Dettagli, ve l'avevo detto che sbattavamo. Volano gli alettoni. Dai, vabbè, dai, però. Dai, era volato un alettone. Potevamo recuperare delle posizioni. Porca miseria, come frenano. Calma. È il secondo flashback. Il campione del flashback, questo, signore. Però, vabbè, frena. Dai, abbiamo perso già l'alettone. Ma porca. Levati, fammi passare. Tu non puoi passare. Abbiamo perso l'alettone. Continuiamo. Sì, siamo sedicesimi. Tanto sì. Non ci arriviamo a fine ca. Ehi, stai bene. Sto a ridere troppo di ieri. E il problema è che mo abbiamo perso l'alettone. Vabbè, teniamoci. Scusate, aspetta un attimo. Qui eravamo andati bene. Fermi tutti. Qui eravamo andati bene. C'è poi un pezzettino di rettilineo. Ok, da qua. Dai. Da qua ci spostiamo e veniamo di mangiare qualche altra posizione. Dai, però, che cazzarola. Dai. Mamma mia, che gran premio brutto. Devo frenare tantissimo prima. Ora frena. Ok. Dai. Abbiamo dato una spallettata, ma va bene. Vabbè, sì. Collisione con Magnussen, ce ne freghiamo. Siamo 14esimi, signori. E siamo senza un alettone. Magnussen però cerca di tenere la macchina. Scusa, zio. No. Allora, signori, calma. Allora, ripartiamo da capo. Allora, quello che succede. Stiamo riavviando la sessione. Quello che succede. Cioè, se in Bahrain era stato tutto scontro, Fernando non parla manco stavolta. Perfetto. Fernando ha fatto serata in Arabia Saudita. Stacca, dai. Concentrati. Non ci sono più flashback, non ci sono più situazioni da salvare. Calma. Dai, non ho fatto niente, mi hanno sfondato la macchina. Era partito bene stavolta, dai, perché? No. Boh, ho distrutto la macchina, non ho fatto niente. Mannaggia a te. Dai. Avvertendo collezione con la Tifi. Veramente, dico, mi hanno sfondato la macchina senza che avessi fatto niente. Dico, parliamone. Però va bene, è sempre colpa mia, signori. È sempre colpa di Papa Maullo. Ok. Ventunesimo. Ripeto, non ci sono flashback, non c'è nessun tipo di. Siamo partiti in maniera più corretta questa volta. Non abbiamo più le alettone anteriori, quindi queste curve veloci saranno difficilissime da fare, ma noi ci proviamo lo stesso. Dobbiamo un attimo difendere il nostro orgoglio. Dai. Proviamoci. È un circuito terribile. L'unica speranza è che qualcuno davanti si investa. Ecco, come noi che ci vediamo i muretti da soli. E quindi magari riusciamo a recuperare qualche posizione per qualche sosta ai box. Perché sennò è proprio un gran premio di pascolo. Non penso possa succedere niente di particolare, a meno che, ripeto, non centriamo un muretto
noi stessi e ce ne torniamo a casa. Allora, che poi il Gran Premio è proprio corto, è proprio piccolino. Dai così, non ci torno in box, perché cazzo lo dovrei rientrare in box, non ci vado in box. Ma perché non abbiamo... Non mi spunta, perché abbiamo rotto qualcosa, forse abbiamo rotto qualcosa. Non mi spunta la possibilità di mettere la modalità al sorpasso. Però ci siamo avvicinati, dai che sono qua, cazzarola, crediamoci. Guarda Liam che tende i sorpassi azzardosi. No, perdiamo tantissimo in questa fase centrale, in questa parte centrale perdiamo tantissimo, e anche qui taglio terribile, però va bene, i giudici non ci dicono niente perché sanno che facciamo schifo e quindi ci giustificano. Curvona veloce, riusciamo a farla bene. Moretto che si avvicina, ma noi l'allettone già l'abbiamo perso, quindi. La prossima cosa che possiamo perdere è un copertone. Peccato, ci eravamo riavvicinati, mannaggia, perché forse c'era qualcuno che faceva da tappo. C'era Schumacher che forse faceva da tappo, che ora è rientrato in box e quindi, non facendo più da tappo lui, noi non riusciamo più a tenere vicino il gruppetto davanti. Decisamente no. Dai. Per come la vedo io, signori, meglio una macchina un po' rotta ma che arriva al traguardo che una macchina completamente distrutta che non arriva al traguardo. Quindi ci impegneremo per far arrivare la macchina, per raggiungere la bandiera a scacchi. Non ci fermiamo in box. Abbiamo 15 secondi di vantaggio su Schumacher e 32 su Latifi. Questo significa che non arriveremo ultimi, forse. Quindi dobbiamo cercare di difendere questa 20ª posizione. Dobbiamo provare con le unghie e con i denti a difendere questa posizione. Ci proviamo. Siamo all'inizio del terzo giro. Non c'è niente di emozionante, quindi mi sa che andremo a fare un grosso taglio di questo Gran Premio e ci vediamo alle ultime curve, signori, a meno che non combino un patatrack e finisce il Gran Premio prima. Signori, è iniziato l'ultimo giro. Voglio vedere un attimino come è messa la macchina. La macchina è messa abbastanza male. Schumacher si è avvicinato e a meno di 3 secondi, sì, a 2 secondi e 1. Aia. Quindi mi sa che forse non riusciamo a conservare la 20ª posizione. Così, proprio giusto. Mi viene a meno che non c'è una lotta così sul finale con Schumacher. Sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Sì, l'abbiamo commesso noi l'errore. Fernando, te non hai parlato tutto il tempo del Gran Premio. Allora, sinceramente io ci tengo ad arrivare a fine Gran Premio, signori. Quindi 20ª, 21ª non ci cambia assolutamente niente. Quindi mi sa che Schumacher lo lasceremo andare velocissimo e noi ci terremo la 21ª posizione. Purtroppo non siamo riusciti a far niente in questo Gran Premio. Abbiamo la macchina mezza distrutta, non abbiamo più l'allettone anteriore. E non penso che con la macchina sana sarebbe potuto cambiare qualcosa, però dico, sono contento di aver portato la macchina a casa, perché da come era partita il Gran Premio, che abbiamo fatto una serie di autoscontri, e va bene così. Gran Premio terribile, ringrazio il cielo che ce n'è solo, che è una sola volta al campionato, durante il campionato, perché ringrazio il cielo di non doverlo rifare più. Dai, ce l'abbiamo fatta, signori, portiamo la macchina a casa, 21esimi, meglio di niente, 21esimi, meglio di niente no, perché siamo appena ultimi, però quantomeno siamo arrivati al traguardo, signori, va bene così, gara terribile, ci vediamo nel parco chiuso, va bene, gara terribile, pilota del giorno Carlos Sainz, è bravo il nostro Carletto, dai così. Loro festeggiano, noi piangiamo, però non ci disperiamo, signori, ci saranno giorni migliori. E devo ancora capire se questa difficoltà ora 56 è fattibile. Il prossimo problema la scenderemo a 55, signori, perché comunque se ne vanno. Io non capisco se è un problema di se in questo caso è un problema di Gran Premio o se proprio siamo noi che siamo lenti. Il problema è che scenderla ancora di più poi rischiamo di facciamo un tentativo, la portiamo a 50
a 55, scendiamo di un pallino e vediamo poi come finisce. Il prossimo gameplay me la porteremo a 55 e vediamo se notiamo delle differenze, se capiamo che è troppo facile, nel senso che guadagniamo troppo, perché comunque la scalata deve essere graduale. Quindi, però ci abbiamo avuto non tanto Bahrain è oramai è andato, però questo secondo me non era un buon punto di d'esame, perché gara troppo difficile, non riuscivo a tenere le traiettorie, non riuscivo a gestire la macchina. Bisogna vedere in un gran premio che magari conosco, ecco, in Australia secondo me possiamo un attimino ragionarla. Lo facciamo assieme, così già ci portiamo avanti e non me lo dimentico. La portiamo a 55, signori, un gradino in meno, e vediamo come la va. In tutto questo, io prima di chiudere il video vorrei un attimino sviluppare qualcosa, vediamo cosa mi consiglia. Mirrorie sbloccate, va bene. Poi cosa mi consigli? Non mi consigli nulla. Qui mi consigli qualcosa? Ah, mi consiglia questo. Fondo piatto centrale. Va bene. Va bene? Ok. Poi, che altro mi consigli? Alettoni copri ruota. Dai, è così. Sviluppa. E vediamo di migliorare qualcosa. Che altro mi consigli? Condotti Venturi. Ce la facciamo con i soldi? Sì, vai. Ok. Penso che ci siamo. Penso che dovremmo aver messo a sviluppare parecchie cose. Però ci abbiamo ancora 1159. Aspettate, scusatemi. Posso sviluppare qualche altra cosa? Questo? Dai così. Che cos'era questo? Cambio, materiali migliorati. Ok. E qualche altra cosa la possiamo sviluppare? No, va bene, ok. Va bene. E andiamo in strutture e vediamo un attimino. Abbiamo 2 milioni e 3. Io direi, questo no, però questi che costano pochino, di farli, tipo contro la quale diminuisce la percentuale di guasti durante gli aggiornamenti. Dai, ci rimane 1 milione e 7. L'esperienza guadagnata dal secondo pilota, 1 milione e 2, noi abbiamo 1 milione e 1. Effettivamente sono pochini per investirli ancora. Controllo qualità, potremmo fare questo, ma non... Niente, ci fermiamo qua. Va bene, signori, detto questo, andiamo a fare le attività, a fare l'autoriempimento, così non perdiamo altro tempo. E noi andiamo avanti fino al prossimo Gran Premio, che è il Gran Premio d'Australia. Dai, Australia la so fa. Vediamo se è arrivato qualche aggiornamento, qualche miglioramento. Forse sì, forse no, non si sa. Va bene, signori, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!